questo brano del Vangelo di Marco ci riferisce un giudizio che Gesù ha dato stando fuori del Tempio, dove c'era una fessura nella parete, e dentro vi si gettavano, dentro a questa fessura, le elemosine che si volevano fare per il Tempio. E siccome ci avevano messo una specie di latta, quando si gettavano le monete, tintinnavano, sembrava una pioggia, più ne buttavi e più faceva rumore. E allora i ricchi facevano sfoggio della loro ricchezza buttando tante monete, così rotolavano, e siccome ci stavano tanti curiosi a guardare, dicevano: come generoso, come bravo, come buono. Arriva una vedova povera che non aveva nulla da mettere, possedeva due monetine come di 5 centesimi, piccolini così, che sommate insieme facevano un soldo, ancora poco. E questa mette dentro queste due monetine, io sono sordo, non sentivo manco quell'altro, ma quelli che sentivano non hanno sentito niente, è come se non avesse buttato niente, perché non faceva rumore. Allora Gesù dice: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Beh, in realtà non è vero, no? Però dal punto di vista di Dio è vero. E perché è vero? Perché quella poveretta ha buttato tutto quello che c'aveva. Due monedine e le butta. Quell'altri hanno versato tante monete, ma molte di più ne possedevano. È stato il superfluo hanno dato. Cioè Dio non guarda all'entità della cosa, ma al modo, al cuore, a chi lo dà, in che modo viene dato questo. E lui, come avete sentito anche dalla prima parte del brano, dice che gli scribi non sono certamente da imitare, perché amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti. Guai sono i saluti, insomma, no? Si offendono. Nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Ma dentro sono cattivi, pessimi, divorano le case delle vedove, si approfittano dei poveracci, li spogliano di quello che hanno. Poi pregano a lungo, loro pregavano in piedi, specialmente davanti al muro, così. Lo fanno tuttora, no? Al muro del pianto. Ma perché pregano a lungo? Per farsi vedere. È sempre per sé che operano, non per l'amore di Dio, che non gliela importa niente, ma per avere considerazione, insomma, perché vengano stimati, vengano riconosciuti in quello che loro sono. Vabbè, detto questo, punto e basta. Adesso devo dire un'altra cosa che riguarda sempre, che riguarda Giovanni, perché ho fatto un'altra scoperta. Ogni tanto faccio scoperte. Il capitolo primo del Vangelo di Giovanni è in capolavoro. Quando ero giovinetto, che ci avrò avuto 15 anni, mi pare, 16, così, e stavo in seminario e partecipavo alla celebrazione dell'Eucaristia, al termine della messa,
quando finiva la messa. Non finiva come oggi, ma tutte le volte si leggeva il capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Era bello, anche se non lo capiva nessuno, questo è il punto, perché non l'ho mai capito manco io. Non credevo che fosse così importante. Allora, sti giorni mi è venuto in mente di cercare di capire bene che cosa dice in questo Vangelo. Praticamente mi dice qual è il motivo per il quale Dio Padre ha mandato suo figlio sulla terra. Che ha mandato a fare? Ma perché l'ha mandato? Che deve fare? Innanzitutto mi dice chi è il figlio di Dio Padre. Il figlio è il suo pensiero, è il logos, che significa pensiero. È che quando Dio vuole creare, lui che pensa solo a se stesso, perché non c'è altro da pensare, se vuole creare deve pensare a un'altra cosa. E allora è necessario che parli, perché se non parla non può creare. Non è che crea col pensiero, ma crea con la parola. Allora, in principio era il verbo, la parola verbo significa parola, in latino. Il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Quindi il figlio di Dio è la parola del Padre. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Devi sempre di pensare al proverbio. Chi non parla si chiama Guguzza, no? Se Dio vuol fare qualche cosa deve parlare. E allora ecco che parla per mezzo del figlio, che è il figlio della parola. Senza di lui, senza la parola, niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita, eccetera. Allora, all'inizio della creazione chi ci sta? C'è il Padre che crea, ma c'è il Figlio che è la parola per mezzo della quale il Padre crea, altrimenti non può creare. Quindi senza il Figlio non c'è creazione. Alla fine di questo capitolo dice: e il Verbo, quindi il Figlio di Dio, si fece carne. Il Verbo si fece carne. Ma Giovanni mio, ma non c'è un'altra parola da usare? Proprio la parola carne, perché ha usato la parola carne anche in greco. In greco carne si dice sarx, sarx. Infatti in italiano c'è la parola sarcofago. Fago significa mangiare, sarx carne. Il sarcofago è quello che si mangia la carne dell'uomo, no? Quindi in greco è sarx. In latino caro, in italiano carne. Ora, se c'era una cosa che Giovanni sapeva bene, è in che modo il figlio di Dio si è fatto uomo, che ha preso carne nel seno di Maria Vergine, è stato concepito per opera dello Spirito Santo, quando è apparso a lei l'Arcangelo Gabriele. Perché quando prima di sembrare che fosse morto, Gesù aveva affidato Maria a Giovanni e Giovanni a Maria. Perciò sono andati a vivere insieme. Lui non mi racconta in che modo il Figlio di Dio si è fatto uomo, ma dice questo: e il Verbo si è fatto carne. Ma come? Tu che sei tutto, non me lo racconti. L'ha fatto raccontare un altro. Da chi? Da Luca. È Luca che me lo racconta. Ma se Luca non era manco apostolo,
se Luca non ha conosciuto Gesù, e forse ha conosciuto Maria attraverso Giovanni, allora secondo me Maria ha raccontato in che modo è avvenuto che lei è diventata la madre del Figlio di Dio, alla presenza di Giovanni e di Luca. Allora Giovanni ha detto a Luca: io queste cose non le devo raccontare, perché non è compito mio. Io devo dire un'altra cosa, che nessuno dirà, solo io la devo dire. Perché se non la dico io, non la dice nessuno. Tu invece racconta in che modo è avvenuto che il Figlio di Dio si è fatto uomo nel seno di Maria. E allora c'è questo bel racconto di Luca. E invece di lui che ci abbiamo, il Verbo si fece carne. Tutto racconto è il Verbo si fece carne. Io non ci avevo badato all'importanza del suo racconto, queste poche parole. E il Verbo si fece carne. Ma dopo le spiegazioni che ho fatte in questi ultimi tempi, mi è tornato in mente, dico, ma fammi vedere, se Giovanni me lo mette alla fine del primo capitolo, deve essere importante, è la conclusione. Dopo dice, venne ad abitare in mezzo a noi. Ah, allora dico, qui carne significa corpo. E invece ho pensato, ma carne è carne, corpo è un altro affare. Aia, vabbè, non fa niente, uno si casca tutto. Allora sono andato a prendere il greco, perché... faccio una lezione di greco. In greco c'è scritto Caio Logos, Logos significa parola, ma soprattutto pensiero, Sarx, carne e genito, carne diventò, e Cai significa e Schenosan. Eschenosen, Enemin, e abitavi Enemin. Oddio. Il latino hanno tradotto abitavit in nobis. In italiano si becca morti come al solito, ignoranti, che hanno messo in mezzo a noi. Ma se in mezzo a noi, dove sta scritto? Ma chi te l'ha detto? Ma che la carne sta in mezzo a noi? La carne della magna sta in noi, o te la magna o la butti, insomma, no? In mezzo non ci sta, in mezzo ci sta un corpo. Allora, se lui ha evitato di dire corpo, ma ci ha messo carne, significa era importante dire quella parola carne. Allora ho capito. Che cosa ho capito? Ho capito che la ragione per la quale Dio Padre ha mandato suo figlio è perché solo attraverso la carne del figlio mangiata dagli uomini potevano riacquistare la vita. Senza quella carne la vita non c'è. Quindi l'Eucarestia, quella che chiamiamo Eucarestia, quello che stiamo a fare adesso, Giovanni già l'aveva messa al primo capitolo, dicendo il Figlio di Dio come parola è lo strumento di cui il Padre è servito per creare l'uomo. Poi dopo, la carne, cioè il corpo, la carne, però non il corpo, la carne, è servita per ridare all'uomo la vita che aveva perduta Adamo. Allora ci abbiamo già nel primo capitolo. Che cosa è venuto a fare il Figlio di Dio?
non a farci le prediche, non a fare dei miracoli, farà anche quello, ma non è quello. La cosa principale che ha fatto, qual è? La cosa principale è questa, cioè l'Eucarestia, la presenza di Cristo, del corpo di Cristo nell'ostia consacrata, perché senza di quella non c'è nulla, siamo perduti, non puoi avere la vita. Dici, ma io prego sempre, ma chi se ne importa? Che invece non ne faccio della preghiera tua? Se io vado sempre in processione, te lo potevi risparmiare, chi te l'ha chiesto? Perché quelle cose sono buone, io non le voglio disprezzare, ma vi voglio far capire che senza quelle possa avere la vita partecipando all'Eucaristia. E se non partecipo all'Eucaristia non ce l'ho. Allora, tutto avvenuto attraverso il Figlio, sia la creazione sia la redenzione. Noi siamo creati e redenti, creati per mezzo della parola, redenti per mezzo della carne. E vi ho spiegato perché la carne, perché quella è carne, è veramente carne poi, come vi ho spiegato, no? Quando Gesù muore, non muore, ma è Lui che dà lo spirito e l'anima al Padre e gli dice: Padre, sono pronto a fare quello che mi hai chiesto, cioè ad essere semplicemente carne. È quello là, quella è carne, è la carne del Figlio di Dio. Lì lo spirito non ci sta, l'anima non ci sta, ma Lui però è indistruttibile. Quello è l'unico corpo umano che non si è corrotto, che non è diventato polvere, l'unico, non esiste un altro. Tutti quelli che mangeranno questo corpo avranno la vita, chi non lo mangia non ce l'avrà, c'è niente da fare. Sta scritto al primo capitolo, verbum caro, sax, carne, è fatto carne, per pagare. Con la carne che ci facciamo? Ce la mangiamo. Ecco perché mi dice carne e non corpo, perché possa capire che Lui si è fatto cibo nostro da sempre, dall'eternità. Era già stabilito che doveva diventare nostro cibo per darci, dico questo e poi basta, ma già l'ho detto altre volte, per darci un altro corpo, non questo, perché questo non è buono, questo è un corpo che deve morire, perché siamo stati concepiti nel peccato originale, schiavi di Satana, e questo corpo in Dio non può entrare, che la roba di Satana la mangia Dio. Ma sono battezzato, va bene, ma c'è sempre la maestra originale, anche se ti è stata levata per mangiare il pane della vita, perché sennò non puoi mangiare il pane della vita. Quindi quella è di preparazione, io spero che mi avete capito. A principio e alla fine ci sta sempre Gesù, o come parola o come carne. Come parola perché Dio parla, come carne perché io me la devo mangiare. Poi c'è un'altra cosa che devo dire brevemente. Prima di andare via dalla terra, Gesù disse agli apostoli: io me ne vado, io devo andare via, però rimango con voi. Rimango con voi. Ma so, te ne vai o rimani con lui? Oh, rimane più con noi quando se ne va che quando ci stava. Perché quando ci stava, stava qua e non stava là. Non stava in un'altra parte, stava a posto. Quando se n'è andato, lui sta in tutto. Le ossa consacrate che noi mangiamo e a mano sta in me, perché mi forma un corpo, il suo corpo. Questo corpo lo butto via come uno straccio vecchio e mi si forma un corpo nuovo, è il corpo di Cristo. Quindi sta con me più quando se ne va che quando ci sta.
Cioè, io me ne vado, ma resto con lui. Come resto con lui? Verbo, un caso fatto in mezzo. Et abidavit in nobis. In noi, dice. No, in mezzo a noi. Io gli sparerei a quello che ha scritto in italiano, in mezzo a noi. In mezzo, ma chi te l'ha detto? En in greco significa in, in latino in significa in, e tu cacci fuori in mezzo. In noi, ma poveraccio, non aveva capito che ci dobbiamo mangiare la carne di Cristo, perché la vita viene dalla carne di Cristo. Che ci vuoi fare? Allora, questi poveri cristiani che non lo sanno, se ne fischiano di fare la comunione, poveracci. È tutta gente morta, non ha la vita, non ha la vita. Chi si ciba del corpo di Cristo già ha la vita eterna, già incomincia ad avere la vita eterna. Dico, devo dire un'altra cosa? Ah, cosa mi dice? Noi, quando, prima che facesse questo, noi l'abbiamo visto, certo, e l'abbiamo visto pieno di gloria e di verità. Gli apostoli, specialmente Giovanni, Pietro, Giacomo e Giovanni, hanno visto la grandezza, la bellezza, la potenza di Gesù, dove? Sul monte Tabor, quando davanti a loro si è trasfigurato, e sono rimasti incantati. E hanno sentito la voce del Padre che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, sentite quello che vi deve dire, perché quello che dice è importante. E lo dovete capire, perché se non lo capite, siete perduti, siete rovinati. Lo dovete capire. E noi che facciamo qua dentro? Noi cerchiamo di capire le parole che Gesù ha detto, o direttamente o attraverso quelli che hanno scritto, soprattutto Giovanni. Mi pare che vi ho detto abbastanza. Io comunque sono sordo, non vi sento, proprio sordo totalmente. Quando rispondete, alzate un po' il tono della voce, perché io non sento niente, in piedi, apposta urlo, perché sono sordo. Credo in un solo Dio.